Allora, abbiamo parlato, abbiamo visto i tifosi, abbiamo visto il grande Torino, il rapporto nonno-nipote, il toro, la maglia granata, che cosa manca in tutto ciò? Servimi l'assist, Silvia. Ho temuto Filadelfia! che tu dicessi altro quando ho detto Filadelfia. A tal proposito, noi abbiamo un amico al telefono che è il consigliere regionale Gianluca Vignale. Pronto? Pronto, Eccoci, buonasera a tutti. buonasera, ciao Gianluca. So Ciao. che oggi c'è stata una conferenza stampa importante a proposito di Filadelfia e quindi vorremmo che tu ci facessi un po', come dire, il resoconto. Sì, oggi abbiamo comunicato come Regione Piemonte che stanzieremo 3 milioni e mezzo di euro con legge regionale che voteremo nell'assestamento di bilancio per coprire un mutuo che la Fondazione Filadelfia potrà accendere fino a 3 milioni e mezzo di euro che coprirà la Regione Piemonte. Quindi, come abbiamo già fatto con un'altra struttura sportiva, che è l'impianto del ghiaccio di Pinerolo, noi copriremo le rate di mutuo che verranno accese per la realizzazione del Filadelfia. Quindi credo che sommati ai 3 milioni e mezzo che ha stanziato il Comune oggi, vi è una dotazione finanziaria complessiva di 7 milioni di euro che, unitamente al fatto che si procede nel lavoro di progettazione, è un passo avanti, io credo, significativo. Gianluca, c'è una domanda che arriva al volo da Enrico che dice: lunedì, a proposito di Filadelfia, Cairo dovrà scoprire le carte in fondazione o no? Questo non lo posso dire io, questo lo dovrà fare Cairo. Io, come ho detto in altre occasioni, la cosa fondamentale è la dotazione economica, certo anche del Torino FC, ma è altrettanto significativo il fatto dell'impegno economico per la futura gestione, perché ricordiamoci che noi abbiamo il dovere di recuperare le risorse per realizzare il Filadelfia, ma poi dovremmo fare in modo che abbia anche una capacità gestionale, quindi reggersi in piedi una volta che sarà realizzato. Però questa è ovviamente una domanda che non potete porre a me, ma al Torino FC. Allora, noi ti aspettiamo poi in studio prossimamente, proprio per ricapitolare quella che è la situazione dopo il CDA che ci sarà la prossima Sì, settimana. Per lunedì ci intanto, sarà il CDA. grazie per questo aggiornamento sulla vicenda. 3 milioni e mezzo sono garantiti, aspettiamo quelli del Comune, aspettiamo quelli del Torino, se li mettiamo tutti davvero nel calderone probabilmente il Filadelfia si fa. Benissimo. Direi di sì, direi di sì. Grazie Grazie Gianluca, buona a serata. Buona voi, buona serata a serata. voi. Allora, parliamo di toro adesso, Silvia. Tanto Sì, tu lo so che sei pessimista. no, non sono No. pessimista, io desidererei non sentire mai più parlare di Filadelfia fino a quando non Sarà dovesse fatto. davvero Ecco, però invece succedere a il noi primo piace mattone parlarne perfetto. perché ci Ma non piacerebbe ci anche credo vedere il più, primo non ci credo mattone, il secondo più. mattone, Sì, no? certo, però bisogna anche andare avanti, cioè se questa è una realtà che a tutti i costi dobbiamo accettare, ingerire, digerire, come boccone amaro, quando si passa lì davanti veramente viene il groppo in gola, però andiamo avanti, cioè il Dottor toro Capra, continua ad però esistere. quanto sarebbe importante per Tommaso vedere il Filadelfia, non rivedere. Pensando che io sono nato tifoso del Toro al Filadelfia, quindi nel Lo so. 1946 la mia prima partita l'ho vista lì. Se Che partita era? Non non ricordo male, la Torino-Triestina, 1-1, è era vero? gol di Loria, però. Era il gol di Gabetto per noi e di Ispiro della Triestina. Se voi andate a guardare l'analisi, questo giocatore della Triestina. Ed eravamo nel 1946, la prima partita dopo la guerra praticamente, riprendeva il campionato e ne ho perse poche di quelle lì perché mio padre mi portava tutte le domeniche che il Torino giocava in casa. E di lì mi è rimasta questa voglia di continuare a vedere il toro almeno in casa, poi fuori casa non, andavo raramente perché c'era anche la famiglia, non potevi andare sempre via, ma in casa l'ho viste quasi tutte. Avvocato Savasta, abbiamo uno storico Eh qua, sì, ho quindi. notato che puntuale nelle osservazioni Riferimenti storiche, molto precisi. precisi. Posso chiedere a Tommaso se sa quali erano i campioni che il nonno andava a guardare allo stadio? Lo sai? Alcuni me li ricordo. Vediamo. Il portiere, Sì? Bacigalupo, Sì? il capitano Mazzola, Gabetto, Maroso, Loic, Ballarin, Menti. Siamo tutta la squadra, Castigliano? eh? Cioè, li abbiamo solo mescolati, però la Castigliano, squadra è completa. Parti i Rigamonti. ruoli. E senti, quali sono? Allora, No. e vabbè,
Allora, facciamo vedere a Tommaso com'era il Filadelfia, anche a Silvia che non l'ha visto. Facciamo come vedere io non so com'è, non l'hai visto? Visto allora, facciamo vedere a Tommaso? Lo facciamo vedere a Tommaso? Dai, volentieri. Ah, dai. Vediamo come che ce lo ricostruisce. Vediamo come ce lo ricostruisce Fabio Milano, andiamo a vederlo subito. 18 ottobre 1926, davanti a una folla varia ed elegante di almeno 15.000 persone, è stato inaugurato il nuovo campo del Torino Football Club. Alle 14.30, annunciati da uno squillo di tromba, sono giunti il Duca d'Aosta, il Duca di Pistoia e la principessa Maria Adelaide. Il sottopassaggio è rimasto vuoto. Negli spogliatoi gli armadi, il loro corredo che doveva servire ancora chissà per quante partite. Di qui prelevarono le scarpe e i calzettoni che bevvero la pioggia del 4 maggio sul terrapieno di Superga. Oggi non è volata la moneta. Nessuno ha scelto il campo. Oggi niente palla al centro. Il Philadelphia aveva quel sapore strano, incredibile, unico, che ti rimaneva dentro, che avevi addosso. Alla fine l'hanno demolito. Il Fila. La mia casa non c'è più. Ma non vi illudete. Avete distrutto lo stadio. Ma la storia, la leggenda, la mia anima saranno sempre qui. Il toro non si cancella. Questo era il Philadelphia, quello che è stato il Philadelphia. Allora, Da dove guardi la partita, Tommaso?